e Movimento 5 Stelle trovano la quadra, correranno insieme alle elezioni regionali di primavera, ora programma e candidato presidente. Sul tavolo c'è il nome del giornalista Domenico Iannacone, Greco e Facciolla aperti a tutto, ma la politica deve essere predominante. Stabilizzare i 1000 precari della scuola molisana è possibile, la UIL lancia l'idea, servono 800.000 euro l'anno. Il comune di Isernia vuole internalizzare la riscossione dei tributi, insorge l'opposizione. L'ente non è in grado di gestire questo servizio che favorisce il licenziamento dei dipendenti della ICA Creset, dicono gli esponenti di minoranza. Le nuove frontiere della realtà virtuale con un focus sul metaverso sono state al centro della speciale lezione svolta oggi all'Istituto Radice di Boiano da Fabio Forgione, unico italiano tra i 40 creativi di Facebook. Colletta alimentare, in Molise sono state donate 29 tonnellate di prodotti destinate a 5.742 persone indigenti. Infine lo sport, il calcio, il Vasto Girardi supera l'Avezzano e torna in zona playoff. Il Termoli pareggia nello scontro diretto col Monte Giorgio e resta in fondo alla classifica. Il presidente Montaquila rassicura i tifosi, salverò la squadra. In eccellenza grida razziste a Traoré, giocatore del Campobasso. Bentrovati, nuova edizione del TG di Teleregione, tante notizie. Partiamo dalla novità più importante sul fronte politico, l'intesa raggiunta tra PD e Movimento 5 Stelle per correre insieme alle prossime regionali del Molise. Adesso si pensa già al programma e naturalmente al candidato presidente. Tutte le indiscrezioni nel servizio di Pierluigi Boraggine. Il feeling, come testimoniano queste immagini registrate questa mattina in Consiglio regionale, è totale. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno trovato la quadra in vista delle regionali della prossima primavera. Il centro-sinistra progressista crede nella possibilità di riconquistare la regione, ma per il segretario dei Dem, PD e 5 Stelle potrebbero non bastare. Per questo è fondamentale allargare il perimetro, esaltando il ruolo dei civici e regalando un sogno ai molisani. Noi dobbiamo chiudere un accordo su base programmatica che non deve riguardare solo il PD e il Movimento 5 Stelle. Per noi è più facile incontrarsi e parlare perché abbiamo l'occasione, come la comune opposizione a questo governo regionale, e perché abbiamo già fatto accordi in altre realtà amministrative, in provincia di Campobasso e Isernia, a Montenero, a Petacciato, nello stesso comune di Isernia. Quindi per noi incontrarci e parlare è agevole, però sappiamo anche che insieme potremmo non essere sufficienti e sappiamo anche che non è tanto il dato numerico che ci preoccupa, ma quanto l'esigenza e l'importanza di dare una spinta ai movimenti civici, agli altri partiti del centro-sinistra, quindi partiti di area progressista, per creare un bel entusiasmo e un sogno per i molisani. L'intesa raggiunta va ora declinata in un programma che dovrà parlare di cose concrete, di azioni da intraprendere subito dopo l'esito delle urne. Il Molise non ha tempo da perdere, siamo una regione che per alcuni settori sta veramente dimostrando grandissime difficoltà. Il rischio è il collasso demografico, il collasso dei servizi, il collasso di una serie di cose che invece servono per poter vivere in un territorio. Quindi sulla base di questo chiaramente bisogna intavolare una discussione, bisogna intavolare un dialogo che poi noi effettivamente all'interno delle istituzioni da 5 anni su determinati temi portiamo avanti. No ai transfughi, no a chi ha governato con Toma, sì ai civici progressisti e moderati. PD e Movimento 5 Stelle sono d'accordo. L'ultimo pezzo del puzzle è l'individuazione del candidato presidente, sicuramente il passaggio più complesso di un percorso ben delineato. Nelle ultime ore è venuto fuori il nome del giornalista Domenico Iannacone. Greco e Facciolla, pur ribadendo di essere aperti a qualunque tipo di soluzione, rivendicano la predominanza della politica. Oggi è assolutamente prematuro parlare di persone, anche perché nel caso di Iannacone parliamo di un giornalista di una importante levatura, però io ritengo che la politica si debba far carico delle proprie responsabilità, questo proprio è un mio pensiero personalissimo,
Ritengo che il tempo dell'improvvisazione all'interno delle istituzioni è terminato, anche perché gli stessi partiti hanno scontato, almeno nell'ultimo decennio, l'improvvisazione politica dell'interprete finale. Innanzitutto Iannacone è un eccellente professionista, fa il giornalista con dei risultati straordinari che sono sotto gli occhi di tutti, ma osservava bene Andrea che la politica è un'altra cosa, questo non significa che Iannacone non lo possa fare, che sia ben chiaro, ma è altrettanto vero che chi ha la responsabilità del governo di un partito deve guardare ad un orizzonte che sappia coniugare la novità ma anche la definizione, il primato della politica, e in questo senso noi restiamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione. Quindi lo avete sentito dal servizio, il nome che è fuoriuscito in queste ore per un'eventuale candidatura alla presidenza della regione per il centrosinistra è quello di Domenico Iannacone, che il prossimo 15 dicembre sarà all'Auditorium di Isernia per una serata con Franco Valente. Sentiamo Pasquale Damiani. Incertezze, timori e compiacenze nelle coalizioni che si presenteranno alle prossime regionali. Ma il ferro comincia a scaldarsi, qualcosa nello stanco mondo del centrosinistra sembra finalmente muoversi. I pentastellati sono pronti a mettere in campo proposte serie, solide, in modo da confrontarsi a viso aperto con altre forze politiche, però senza disponibilità a compromessi al ribasso. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono pronti a calarsi nella mischia uniti per cercare di sconfiggere il centrodestra. È evidente che devono convergere su un nome condiviso per quel che riguarda il candidato presidente. Secondo voci molto attendibili da Roma, stanno per calare l'asso per le regionali, un candidato serio e vincente per il Molise. Sembra che a Conte, dopo essersi confrontato con alcune persone fidate, tra cui anche un molisano, non dispiacerebbe la candidatura sul giornalista Domenico Iannacone come candidato presidente alla regione Molise. Anche Letta sarebbe d'accordo. Il nome di Domenico Iannacone sicuramente piacerà a Vittorino Facciolla, che è pronto a scommettere su una coalizione allargata non solo a PD e al Movimento 5 Stelle, ma anche a movimenti civici, tra cui Volt, che in Molise ha la maggiore espressione nel vice sindaco di Isernia, Federica Vinci. E proprio quest'ultima sta organizzando un grosso evento all'Auditorium di Isernia che avrà come protagonista proprio Domenico Iannacone. Un evento che Federica Vinci sta organizzando insieme ad altri esponenti della maggioranza a Palazzo San Francesco. Iannacone dunque farà tappa a metà dicembre a Isernia. Le indiscrezioni hanno basi molto solide. Intanto non rimane che attendere ciò che accadrà giovedì 15 dicembre all'Auditorium di Isernia, quando arriverà il giornalista Domenico Iannacone. Sarà la serata giusta per la sua investitura ufficiale a candidato presidente del fronte PD 5 Stelle alle prossime elezioni regionali? A questo punto non rimane che sentire cosa ne pensa il bravo giornalista, che abbiamo avuto modo di apprezzare sin da giovane, quando mosse i primi passi a Teleregione. Sin da allora ha dimostrato di essere un ottimo giornalista, che ha poi spiccato il volo. Ha 60 anni, l'età giusta per emergere in politica, come hanno fatto prima di lui tanti altri colleghi giornalisti. Da qui la convinzione che quella di Iannacone, candidato presidente, sia qualcosa più di un semplice rumors. Se così fosse, e lo sapremo molto presto, al centrodestra non rimane che un'unica strada da percorrere, quella dell'unità. Se si divide, son dolori. Cambiamo argomento, parliamo dei precari della scuola, sono 1000 in Molise e secondo la UIL è possibile stabilizzarli. Questo è il parere di Nicolino Fratangelo, che abbiamo intervistato. Stabilizzare tutto il personale della scuola è possibile, parliamo di 1000 persone, 700 insegnanti, il resto personale ATA, licenziate il 30 giugno e riassunte a settembre e che nei mesi estivi ha ricevuto la disoccupazione. Secondo uno studio della UIL servirebbero 800.000 euro l'anno, una somma irrisoria che però permetterebbe a tante persone, tante famiglie di progettare un futuro stabile. Noi oggi stiamo presentando uno studio condotto dalla Federazione UIL Scuola, uno studio che abbiamo presentato al Ministro, tenendo conto dei dati di ciò che sono state le persone assunte al 30 giugno e al 31 agosto nel 2021, dati reali, dati dai dati del Ministero dell'Istruzione, del Ministero delle Finanze e dell'INPS,
Abbiamo visto che per stabilizzare i nostri 1000 precari, quindi nel 2021, erano 1000 molisani che hanno avuto una nomina al 31 agosto e al 30 giugno. Abbiamo visto che per stabilizzare tutte queste persone bastano poco più di 800.000 euro. Quindi non è una cifra esorbitante, è una cifra che benissimamente lo Stato può supportare, come anche la stabilizzazione di tutti i precari dello Stato, no? Abbiamo detto che per stabilizzare tutti i 215.000 bastano 183 milioni, ma stiamo parlando di una prospettiva di vita, cioè di un investimento su persone che poi finalmente possono avere un progetto, finalmente possono mettere su famiglia, comprare casa, cioè finalmente dare un segnale a questa società che ormai noi nella scuola sono 20 anni che combattiamo col precariato. Stabilizzare i precari garantirebbe inoltre la tanto sbandierata continuità didattica messa a rischio dal continuo avvicinamento in cattedra. Il tema precari, ma anche quelli relativi all'intesa col governo sul rinnovo del contratto, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alle iniziative contro l'autonomia differenziata, saranno al centro dell'assemblea sindacale in programma il 1 dicembre all'auditorium Petrone di Campobasso, con la straordinaria presenza del segretario generale della federazione Will Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile. Ed ora andiamo a Isernia, dove si accende un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione relativamente all'intenzione dell'amministrazione Castrataro di internalizzare il servizio della riscossione dei tributi. Secondo la minoranza, questa scelta determinerebbe il licenziamento dei dipendenti della ICA Creset, che è la società privata che attualmente si occupa appunto della riscossione delle tasse. Sentiamo Nicola De Santi. Il Comune di Isernia vuole affidare all'Agenzia delle Entrate la riscossione di alcuni tributi, internalizzando altre riscossioni e sottraendo il servizio alla ICA Creset. Insorge l'opposizione che chiede al sindaco di rivedere tale decisione. Se ne discuterà domani in Consiglio Comunale. Dal 1 gennaio 2023, affermano gli esponenti di minoranza, 5 dipendenti della ICA Creset rimarranno senza occupazione, mentre l'ente si esporrà ad un concreto rischio patrimoniale. La riscossione spontanea e l'accertamento dell'IMU e della Tari tornerebbero ad essere gestiti internamente. Il canone unico patrimoniale ed il canone mercatale verrebbero affidati invece ad una società esterna tramite evidenza pubblica. La riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali verrebbe invece affidata all'Agenzia delle Entrate. Per l'opposizione la struttura comunale non è attualmente nelle condizioni, numericamente ed in termini di formazione del personale, di internalizzare un servizio di questo tipo. L'ICA Creset dal 2018 ad oggi, si legge in un documento, ha recuperato attraverso la riscossione dei tributi oltre 8 milioni di euro, dando un concreto slancio al servizio paralizzato da anni e consentendo alle casse comunali di recuperare ingenti introiti. La minoranza consiliare chiede dunque il ritiro della proposta e la convocazione di un consiglio comunale monotematico sull'argomento in questione. E veniamo al bilancio della colletta alimentare che si è svolta nello scorso fine settimana nei supermercati di tutta Italia, naturalmente anche del Molise, in questa 26esima edizione. Ebbene, sono state donate 29 tonnellate di prodotti in 74 punti vendita della regione grazie al coinvolgimento di 1000 volontari, 24 tonnellate donate in provincia di Campobasso, 5 in provincia di Isernia. Nelle prossime settimane i prodotti saranno distribuiti alle 41 associazioni caritatevoli aiutate dal Banco Alimentare, che sostengono 5.742 persone indigenti in Molise. I numeri sono importanti, ma non raccontano tutto il valore vero di un gesto come quello della colletta, dichiara Antonio Dionisio, che è il presidente del Banco Alimentare di Abruzzo e Molise. Dietro ogni chilo donato c'è una storia, un volto, una commovente testimonianza di un'attenzione semplice, sincera e generosa per la situazione di chi ha più bisogno. Parliamo ora di metaverso, delle nuove frontiere del digitale, di realtà virtuale, perché questi sono stati i temi al centro di una speciale lezione che Fabio Forgione, unico italiano nel team di Facebook, dei creativi di Facebook, ha tenuto per gli studenti di Boiano.
ologrammi proiettati nella realtà, oggetti, paesaggi, persone che vediamo intorno a noi e accanto a noi utilizzando dei dispositivi che ci immergono nel cosiddetto metaverso, quel mondo in cui virtuale e reale si fondono e che presto, oltre alla vista, si arricchirà del tatto. Quelle persone e quegli oggetti li potremo toccare e potremo andare dove vogliamo, stando comodamente seduti sul divano. Una tecnologia avanzatissima che non è più fantascienza e che sarà a disposizione di tutti in un futuro molto imminente. Ci sta lavorando Fabio Forgione, alias Piotr Boa, nativo di Cupello, ma residente dal 1998 a Isernia, unico italiano che fa parte del team segreto dei creativi di Meta, ex Facebook, partner ufficiale per la creazione dei filtri, che oggi ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Radice di Boiano. È uno dei più importanti esperti di realtà virtuale a livello internazionale, realizza filtri per aziende anche, come quello che durante il lockdown ha consentito a un'impresa americana di guardare da lontano un macchinario costoso necessario a sondare i terreni. La fantascienza è la nuova frontiera dello sviluppo, però attenzione, perché in un mondo in cui i social e il virtuale già ci controlla, occorre un uso etico del metaverso. Queste tecnologie servono per integrare il mondo digitale con quello reale in modo da arricchire l'esperienza delle persone e quindi farle diventare parte attiva e non più passiva come siamo abituati oggi quando siamo sui social, guardiamo un video, guardiamo la televisione. Sembra che stiamo andando nella direzione proposta da noi di fare un metaverso dove non ci sia un padrone, ma sia molto collaborativo, dove più piattaforme possono integrarsi e per dare agli utenti un senso di libertà, in modo che le persone possano sentirsi libere di essere chi vogliono, dove vogliono e fare cosa più a loro piace, in un mondo digitale. Entusiasti, ragazzi che sono stati preparati dalla docente di italiano Italia Martuscello e diretti dalla preside Anna Paolella. Antonio Graziuso, studente del liceo scientifico di Boiano, siete molto appassionati al metaverso, perché ti piace questa realtà virtuale? Perché rappresenta il futuro delle nostre vite, con cui potremmo iniziare a comunicare, interconnessi con tutto quanto il mondo senza il bisogno di utilizzare telefoni, in maniera molto più sciolta e facile. No, avete realizzato un bellissimo lavoro per dare il benvenuto a Fabio. Sì, abbiamo lavorato tutti insieme, abbiamo fatto una bella attività di ricerca sia per capire la sua storia e per imparare dalla sua esperienza qualcosa che ci può essere utile nel futuro e soprattutto abbiamo potuto capire molte cose che ci aiuteranno e saranno sicuramente alla chiave delle porte verso il futuro. Li stiamo in effetti preparando probabilmente per mestieri e lavori che loro non conoscono ancora e che oggi non ci sono. Quindi dare questi strumenti, soprattutto cognitivi, di interpretazione, significa consentire ai ragazzi di riorganizzare anche le proprie capacità e abilità cognitive in funzione di quello che sarà anche il domani. Proseguono le iniziative per sensibilizzare i cittadini sul fenomeno drammatico della violenza sulle donne. E a Campomarino si è tenuto un interessante convegno dal titolo Il coraggio di uscire dal silenzio, convegno che è stato seguito per noi dal collega Emanuele Bracone, il servizio di Alessandro Adamo. La settimana appena trascorsa è stata contraddistinta da iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne. A Campomarino, proprio sul tema, il convegno dal nome Il coraggio di uscire dal silenzio, organizzato dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Campomarino. I dati sono preoccupanti. Nel 2022 già ben 104 femminicidi, una media di circa 2 a settimana. Una piaga del nostro secolo, così l'ha definita Pierdonato Silvestri, sindaco di Campomarino. Tema attualissimo. Solo qualche giorno fa sono stati diramati alcuni dati, 104 femminicidi fino a una settimana fa, che vuol dire 2 a settimana. Un problema enorme che dovrebbe vedere tutte le amministrazioni, tutti gli enti, tutte le associazioni, tutti quanti messi insieme per contrastare questo fenomeno che è una piaga del nostro secolo.
Diverse le iniziative sul tema messe in atto dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Campomarino. Prima come donna e dopo come amministratori ritengo sia mio dovere comunque portare a conoscenza la popolazione di quelle che sono le attività che ci sono sul territorio e che sono a tutela delle donne, soprattutto del nostro territorio. Un contributo che considero comunque una sorta di superamento anche per quelle che sono i retaggi legati ad un aspetto culturale di quello che è la violenza contro le donne, quindi una battaglia a favore delle donne, a tutela dei minori e a tutela di tutte le famiglie. È un problema molto sentito, purtroppo i delitti sono in continuo aumento anche per quanto riguarda la nostra regione, i dati della Corte d'Appello ci dicono che sono in aumento e in questo convegno personalmente dirò che occorre molta prevenzione, bisogna puntare soprattutto sulla prevenzione, sullo studio della personalità del delinquente, su ciò che può essere a rischio e cercare di prevenirlo, quindi è un lavoro molto 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 delicato. A seguire l'intervento dell'onorevole Elisabetta Lancellotta e del senatore Costanzo Della Porta, che rimarcano l'impegno della politica sul delicato tema. Fratelli d'Italia sostiene fortemente questa tematica. È stata istituita recentemente una commissione d'inchiesta proprio per la violenza di genere e noi continueremo su questo lavoro in maniera determinata proprio affinché il messaggio non rimanga circoscritto ad una singola giornata ma si attui un vero e proprio cambiamento culturale. Abbiamo licenziato in Senato come primo atto legislativo della nuova legislatura la istituzione di una commissione d'inchiesta sul femminicidio e sulle violenze di genere. Sono orgoglioso di questa cosa perché lo ha licenziato proprio la commissione della quale faccio parte. Io sono cofirmatario del disegno di legge insieme a tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia in commissione, nella prima commissione affari costituzionali. E un bel segnale, tra l'altro, di una sinergia tra tutte le forze politiche presenti in Parlamento e un segnale forte verso la comunità nazionale, perché questo è un tema che non può essere messo nel cassetto. Giornata dedicata al volontariato e alla solidarietà. Santa Croce di Magliano per l'inaugurazione della nuova sede Avis, patrocinata proprio dal giornalista Domenico Iannacone. Si è chiusa qui nell'aula magna del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano una giornata che sicuramente rimarrà nella storia e nell'animo di tutti gli studenti che hanno partecipato, ma anche delle tante persone che con coinvolgimento hanno ascoltato questa sorta di lectio magistralis di Domenico Iannacone, un giornalista impegnato che dà sempre voce agli ultimi e che oggi ha voluto essere il padrino dell'inaugurazione della sede dell'Avis di Santa Croce di Magliano nei nuovi locali di Viale dei Tigli. Lui che riesce sempre ad andare nel profondo è stato il rappresentante del grande gesto di solidarietà, quello della donazione che ha un significato particolare. Sentiamolo proprio dalle sue parole. Ma io sono onorato, insomma, di essere stato chiamato a questo taglio del nastro. Per me l'idea di una comunità si mostra proprio in queste azioni tangibili. C'è un centro che fa la raccolta del sangue, è la cosa più tangibile che ci possa essere proprio nell'ambito di una comunità. Io credo che per il Molise in generale, ma per la società in genere, cioè, come dire, incentivare azioni di questo tipo significa in qualche modo creare un meccanismo di accrescimento della civiltà, cioè più si è accoglienti e la donazione è un fatto di accoglienza, di donazione e di accoglienza, più noi saremo civili. Un posto così, un comune così piccolo che fa tante donazioni vuol dire che deve essere premiato. So che qui hanno dovuto sacrificarsi per mettere in piedi questo, a volte con le istituzioni un po' assenti, però alla fine ce l'hanno fatta e quindi alla fine sì, un'azione di resilienza, io direi anche di resistenza, per cui alla fine il bene, alla fine se quando si resiste anche alle avversità vuol dire che ha maggiore forza.
Mentre Flaviano Alfieri, presidente dell'Avis Santa Croce, ha illustrato l'esempio di resilienza e di resistenza dell'Avis, che con pochissimi mezzi è riuscita a mettere in piedi quello che è il quarto centro di raccolta sangue del Molise, grazie a dei numeri molto importanti. Lo stimolo che abbiamo avuto ci viene dato dai donatori, sono loro la nostra forza, il nostro coraggio, e siamo con questo intento riusciti a fare questa struttura, che è il primo centro di raccolta non in locali ASL dopo quello regionale, quindi è un altro motivo ancora di maggiore soddisfazione avere realizzato questa struttura a disposizione della cittadinanza. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 29 novembre. Una nuova perturbazione risale dallo Ionio in Molise, riproponendo condizioni di maltempo diffuso dal pomeriggio. Temperature in calo nelle massime. Diamo adesso uno sguardo alle temperature. Campobasso 5 la minima, 9 la massima, Isernia 6-11, Termoli 11-12, Venafro 6-13 gradi. Solo qualche istante di pausa, rimanete con noi, tra poco la pagina sportiva. Bentrovati con la pagina sportiva di Teleregione, tante notizie, purtroppo anche l'episodio spiacevole che è avvenuto nella partita Campobasso-Guglionesi, ne parleremo tra pochissimo. Prima i risultati e partiamo dalla Serie D, quindi scopriamo cosa è accaduto nel girone F in questa 13ª stagionale. Fano San Benedettese 1-2, Avezzano Vasto Girardi 1-2, 0-0 tra Matese e Senigallia, Porto d'Ascoli San Nicola Notaresco 2-1, Roma City Chieti 0-2, il pareggio 1-1 del Termoli in casa col Monte Giorgio, Tolentino Pineto 0-2, Trastevere Team Nuova Florida 1-1, Vastese Cinzia Albalonga 3-1. E quindi in virtù di questi risultati vediamo che in classifica, quando sono trascorse 13 giornate, in testa c'è sempre il Pineto che ha 28 punti, segue il Trastevere a meno 1, 27, a 24 la Vigor Senigallia, a 21 Porto d'Ascoli, e poi in quinta posizione c'è il Vasto Girardi da solo con 20 punti, seguito dal Matese, dall'Avezzano e dal Fano che ne hanno 19. Invece il Termoli è penultimo in classifica con soli 8 punti. E allora è stato davvero un colpaccio questo del Vasto Girardi che ha espugnato il campo di Avezzano. Sentiamo Pierluigi Boragine. Vince ad Avezzano e vola in classifica il Vasto Girardi di mister Coletti, nonostante la rachiri di Gargiulo che dopo appena 5 minuti di gioco infila il suo compagno di squadra, autogol degno di mai dire gol. La squadra altomolisana reagisce e trova il pareggio 10 minuti più tardi. Il portiere dell'Avezzano Coco travolge Calemme, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore, dal dischetto Ruggeri è infallibile. Passano 3 giri di lancette e il Vasto Girardi trova la rete che vale l'intera posta in palio, con un'azione insistita e con Calemme che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Finisce 1-2, il Vasto Girardi è quinto in classifica e sogna una stagione da grande. Il Termoli non riesce proprio a vincere, ancora un rinvio per la prima vittoria, c'è stato, come abbiamo visto, un pareggio in casa dei giallorossi col presidente Montaquila, che al termine del match ha voluto rassicurare i tifosi, ha affermato: salverò la squadra. Ancora un pareggio, ancora una buona prestazione che tuttavia questa volta non evita ai giocatori del Termoli la contestazione dei tifosi. Il presidente Montaquila al termine del match ci mette la faccia. Salvare la squadra. Io lo sfogo che ho fatto in videoconferenza era semplicemente per far capire anche ad alcune persone cosa stava succedendo a Termoli. Però è ovvio che ci sto mettendo la faccia, è ovvio che la squadra la devo salvare.
Io oggi, lo sapete benissimo, si giocava anche l'Alto Casertano. Sono stato qua perché questo è quello che mi interessa in questo momento. Voglio stare insieme a voi e voglio salvare la squadra. C'è fortemente la mia volontà. In campo il Termoli parte benissimo e al minuto numero 9 trova il vantaggio con un gol pazzesco di Filogamo che di tacco supera Forconesi, gesto tecnico di una bellezza unica degno di altre categorie. Ancora Termoli, siamo all'11esimo e la squadra di Esposito prova a mettere il turbo. Gli ospiti si vedono solo su punizione con Zancocchia, conclusione alta, ancora una palla inattiva che sfiora l'incrocio dei pali. L'ultima azione della prima frazione è ospite Perini, che di professione fa il difensore e si vede, prova a imitare Filogamo con esiti però evidentemente molto diversi. La ripresa si apre con i giallorossi in avanti, Antezza va vicinissimo al 2-0, che sarebbe stato meritato. Ci prova anche Cavaiola, il Termoli è padrone del campo ma commette il grave errore di non chiudere la gara e così il Monte Giorgio prende coraggio e in una delle poche occasioni offensive trova l'immeritato pareggio con Santoro che la mette dentro sfruttando l'immobilismo della retroguardia giallorossa. Ed ora l'eccellenza, scopriamo tutti i risultati insieme con l'aiuto della regia, 12esima stagionale nel massimo torneo di calcio molisano, Olimpia Agnonese Castel di Sangro 3-2, Venafro Campomarino 1-2, Campo di Pietra Boiano 0-3, Alto Casertano Virtus Gioiese 7-1, Ururi Gambatesa 3-2, Pietra Montecorvino Esernia 2-4, Guglionesi Campobasso 1-3, Turris Sesto Campano 3-0. La classifica non cambia, in testa c'è sempre il Campobasso che ora ha 33 punti, segue l'Isernia con 31, a 28 l'Aurora, Alto Casertano 26 per la Turris che è quarta in classifica, 22 per il Campomarino, poi vediamo Venafro e Guglionesi con 21 e via via le altre formazioni. E allora andiamo a vedere gli highlights della partita, di questa nuova vittoria del Campobasso sul Guglionesi. Immagini curate dall'ufficio comunicazione del club rossoblu. Per De Marco, pardon, che ha preso il posto di Dall'Occo. Ripa nello spazio per Franchi, uno contro uno, Franchi supera il portiere, ancora Filippo Franchi! Che cosa si è mangiato Filippo Franchi dopo appena un minuto? Il lancio di Cristiano Ioio, allarga tutto sulla sinistra, era buona l'idea per Franchi, poi Terzano ci mette la testa, prezioso dopo, ripa in area di rigore, attenzione, si infila Lombari, la testa di Lombari, 1-0 del Campobasso. Il destro di Franchi in area di rigore, Sciretta, ancora un po' di confusione in aria, il 2-0, il 2-0 e Cristiano Ioio col tap-in vincente. Il rilancio di Colombo, c'è Lombari, messo giù Coluce, tutto regolare, entra in area di rigore Franchi, Franchi col mancino, la mette dentro, ci va Ripa, il pala parata, poi il doppio miracolo lunghissimo sul secondo palo, calcio di rigore, ha chiamato un calcio di rigore il direttore di gara. Pignatta contro Pinto, la rincorsa di Pignatta col mancino, il sinistro accorcia le distanze, il Guglionesi 2-1, l'aveva intuito Pinto, una testa di Vanzan, poi ancora Lombari, Fruscella nello spazio, Fruscella salta il portiere, Fruscella, Fruscella 3-1, la chiude qui il Campobasso, la chiude il Campobasso, 3-1 di Fruscella al 42esimo. Al 42esimo mette una seria ipoteca sulla partita e su questi tre punti fondamentali. E arriva ora il fischio finale, vince il Campobasso per 3-1 con i gol di Ioio, Lombari e Fruscella. Nuovo episodio di razzismo su un campo di calcio del Molise, purtroppo è accaduto a Guglionesi durante la partita del Real col Campobasso 1919 al 41esimo minuto del secondo tempo, al momento della sostituzione del giocatore campobassano Axel Traoré dalla tribuna
si sono levate delle chiare grida di stampo razzista. Le urla sono state registrate nitidamente dalla TV che si occupava di trasmettere il match in diretta. Subito è arrivato il comunicato congiunto delle due società e delle loro tifoserie, da sempre impegnate, si legge nella nota, nella lotta contro ogni forma di discriminazione. Stigmatizziamo quanto accaduto, prendiamo fermamente posizione contro il razzismo in ogni sua forma e su ogni campo, e naturalmente solidarietà viene espressa in queste ore al giocatore Traoré, e ancora un fermo no al razzismo. Verosimilmente ci sarà un'indagine della Procura federale per identificare la persona che si è resa responsabile di questo ignobile gesto. E sempre per il calcio regionale scopriamo i risultati del weekend in promozione, anche qui dodicesima stagionale: Ripa Limosani Spinete 1-0, Juvenes Fortore 0-2, Baranello Altilia Samnium 12-0, San Pietro in Valle Roccaravindola 1-0, Vairano Donche e Sagnone 3-1, Petacciato Cliternina 0-2, Trivento Termoli 0-0, mentre si giocherà il 7 dicembre la partita tra Isernia Fraterna e Montenero. E allora vediamo in classifica con la Polisportiva Fortore che comanda, è sempre in testa con ben 34 punti, a più 11 sulla seconda che è il Ripa Limosani, e quindi il Fortore campione d'inverno già con 3 partite d'anticipo. Poi in classifica sempre vediamo il San Pietro in Valle col Termoli, con lo Spinete a 22 punti, segue la Cliternina con 20 e poi via via le altre formazioni. Naturalmente l'Esernia Fraterna e il Montenero hanno una partita in meno. Lasciamo il calcio e ci occupiamo di nuoto, perché c'è stata una grande partecipazione all'undicesimo Memorial Don Guglielmo all'M2. Sul fronte agonistico ha prevalso la società Idro Sport. Al termine della competizione, questo è il bilancio di Amelia Mascioli, delegata regionale della Federnuoto. Amelia, oltre 600 atleti, giusto, per questa undicesima edizione del Memorial Don Guglielmo? Sì, hai detto bene, confermiamo le presenze e confermiamo appunto la risposta massiccia delle società che hanno partecipato a questo evento, che stanno partecipando a questo evento, che provengono insomma da tutto il centro d'Italia, e presenti anche però delle società della Lombardia e dell'Umbria. Per cui riprendiamo dopo la pausa insomma dovuta al Covid con questa edizione numero 11 del nostro Memorial, riconfermando insomma i risultati che erano già caratteristica insomma della nostra tradizione sportiva. Per cui contenti sicuramente delle risposte, contenti delle presenze e contenti anche insomma di quello che sta succedendo in vasca. Ecco, dietro un evento del genere c'è un'organizzazione che parte da lontano, Organizzazione importante. Il Memorial coinvolge diciamo il 100% dei collaboratori della nostra struttura. Lavoriamo a questo evento già da settembre, chiaramente facciamo tutto quanto al nostro interno, per cui dalla logistica all'ospitalità, al reclutamento appunto anche degli sponsor. È un lavoro importante, macchinoso, peculiare. Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa in più, di dare una risposta in più per migliorare il servizio e per migliorare chiaramente la proposta competitiva, insomma, che con l'evento presentiamo. Parlavamo del numero degli atleti, ma quanti tuoi collaboratori sono coinvolti in questa organizzazione? Allora, guarda, in tutto siamo una sessantina, perché insomma al di là poi dell'operatività in vasca è tutto l'impianto che è messo a servizio della manifestazione. Abbiamo anche creato degli spazi relax dove gli atleti possono appunto riposare nei momenti di pausa tra una gara e l'altra, e poi insomma, come sai, l'accoglienza anche sulla ricettività all'interno della struttura con il nostro ristorante, il bar e anche l'organizzazione alberghiera con la quale facciamo rete, sicuramente attraverso, in primis attraverso il nostro albergo il Don Guglielmo a Campobasso, però anche con tutte quante le altre aziende che chiaramente ci aiutano ad accogliere queste numerose squadre. Abbiamo detto più volte, Amelia, però credo sia giusto rimarcarlo, questo è anche un evento che poi alla fine si traduce in uno spot dal punto di vista turistico per questa piccola regione. Assolutamente sì, coniughiamo il momento sportivo con la scoperta turistica del nostro territorio, e devo dire che le squadre che si confermano e che tornano ogni volta è anche perché riescono ad apprezzare le bellezze di questa terra e anche le bontà enogastronomiche, per cui si diventa un momento di scoperta. Chiaramente chi sceglie il nostro evento dal punto di vista sportivo ne apprezza la qualità, ne apprezza l'organizzazione, è una macchina complessa, per cui o funziona bene e la risposta c'è, ma il minimo errore insomma può
potrebbe diventare fatale. Noi devo dire, ecco, tenendo le idee incrociate, che in questi 12 anni di attività siamo riusciti a crescere sempre di più. Siamo al volley maschile di Serie B, andiamo a vedere i risultati dell'ottava stagionale nel girone G. Roma, Stella Azzurra Sestu 3-0, Casalbertone, Appio Roma 1-3, Fenice Roma Sarroc 0-3, Marino Virtus Roma 0-3, Anguillara Sabazia Paliano 3-0, la vittoria sempre per 3-7-0 degli Spike Devils sul Cus Cagliari, Lazio Genzano 0-3. E vediamo che in classifica comanda sempre il Sarroc a 24 punti, segue la Spike Devils Campobasso con 22, a 19 in terza posizione la Virtus Roma, poi Cus Cagliari Genzano con 16, la Lazio ne ha 15, la Roma 14, via via le altre formazioni. E allora è stato il settimo successo consecutivo questo per gli Spike Devils in casa davanti al pubblico amico. Al termine del match Francesco Presutti ha raccolto il commento di mister Maniscalco. Mariano, grande prestazione, siete stati bravissimi soprattutto nei primi due set a rimontare e a mantenere la calma nel momento cruciale del set. Hai ragione, è una partita che hai vinto 3-0 ma la potevi perdere 3-0, veramente su 3-7 ai vantaggi, una palla in più o in meno poteva condizionare il risultato e siamo stati bravissimi a riuscire a chiudere sempre noi ogni singolo set. Una partita veramente importante, la squadra ha dimostrato insomma che merita una classifica alta, che è quella che abbiamo, e forse in determinate situazioni la gestione di alcune situazioni facili con meno ansia ci voleva, però ce la siamo tolta, ci stava un poco di preoccupazione per questa partita, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Ecco, staccate di 6 il CUS, ma loro sono davvero una grande squadra. Ma loro, lo abbiamo anche detto in precedenza, non meritano questa classifica, hanno avuto dei problemi fisici, anche il primo schiacciatore è rientrato tra virgolette quasi per forza per questa partita qui, ma a un certo punto ha dovuto rinunciare, che non ha retto, si vede che ancora non sta bene. Allora, questa è una squadra che uscirà, noi faremo i conti, se vogliamo stare nei primi due posti che valgono i playoff, noi faremo i conti col CUS ancora per tutto il campionato. Ecco, nel momento più importante del set, soprattutto negli ultimi due, hai dato delle indicazioni al battitore. Sì, questo lo faccio sempre, noi comunque i ragazzi in partita sanno sempre cosa devono fare in battuta, poi magari delle volte succede che durante la partita li faccio cambiare perché magari vedo delle cose, delle volte va bene, delle volte no, devo dire che fortunatamente per esempio i cambi con Delfra ha fatto due ace nel secondo e nel terzo set che praticamente sono stati decisivi perché ci ha dato quel break che poi ci ha fatto chiudere la partita, quindi queste sono cose importanti e la squadra è composta da 13 giocatori, quindi insomma bisogna tirare fuori le qualità di tutti. Ora che gara ti aspetti nel prossimo turno in Sardegna contro la capolista? La gara che giochiamo noi contro una squadra che a questo momento è a punteggio pieno, quindi di fatto i conti dicono che è la squadra che in questo momento è la migliore del girone. Noi dobbiamo essere bravi a resettare una partita così che comunque ha tirato via parecchie energie. E sul fronte femminile invece è arrivata una pesante sconfitta per l'Europea 92 Isernia, parliamo sempre di volley ma andiamo in B2 nel girone L con tutti i risultati dopo quest'ottava stagionale. Chieti, Sportilia, Bisceglie 0-3, Bari Trani 3-0, la vittoria della Star Bisceglie sull'Europea 92 Isernia per 3-7-0, Fasano Cerignola 3-0, Pescara Castellaneta 0-3, Francavilla, Fenice Libera Virtus Cerignola 3-0, Teramo Cutrofiano 3-1 e quindi in classifica
Il Fasano comanda con 24 punti, a 23 c'è il Francavilla, Starbi sceglie in terza posizione con 19, a 18 il Teramo, 15 per Cerignola e Sportili a Bisceglie, Castellaneta 13 punti, l'Europea 92, Esernia 12 e poi le altre squadre. Il calcio a 5 di Serie A2 lo ha definito un successo svolta. Marco Sanginario, trainer del Cusmolise, è raggiante dopo l'exploit sul Massa, un'affermazione di cuore della squadra campobassana. Queste le sue impressioni raccolte ancora dal collega Presutti. Marco, quota 20, però... Gara sofferta, ti ho visto anche molto agitato in panchina. Sì, gara sofferta, la peggiore gara giocata, però una gara vinta col cuore. Una gara vinta col cuore con le assenze importanti, Triglia, Di Stefano e dopo qualche minuto di gioco la Bella, con Carlo Denisco, Claudicante che l'abbiamo provato e non ce l'ha fatta. E vincere questa partita quando giochi così male e vinci col cuore, non con la testa, vuol dire che possiamo giocarcela con tutto. Non ci dimentichiamo che gli stessi sei uomini mercoledì hanno fatto una vera e propria battaglia, sempre gli stessi, contro le Cositi. Quindi io credo che questa sia una delle vittorie più belle che ho da quando alleno, però sottolineo anche la peggiore giocata. Senti Marco, in entrambi i tempi verso la fine non siete riusciti ad approfittare del fatto che loro avevano 5 falli? Sì, cercavo di dire a Barrichello di puntare perché il nostro uomo forte nel duello, però obiettivamente non c'era molto carburante nelle gambe, un po' perché mentalmente sapere di dover giocare tutta la partita ti costringe a risparmiarti un pochino, è un po' perché le fatiche e soprattutto le botte prese mercoledì si sentivano ancora. Guarda, io solo chi è dello spogliatoio può capire l'importanza di questa vittoria, molti non la capiranno, però il sottoscritto credo che sia proprio quella che ci darà, diciamo, la vittoria della svolta, perché veramente è una vittoria di cuore. Perdete un altro pezzo, ma non per infortunio. Eh beh sì, Davide andrà a studiare a Roma, facoltà di ingegneria, e gli auguriamo il meglio perché oggi ci ha salutato con una splendida doppietta, poteva fare il terzo gol, non ci è riuscito. Ecco, il minutaggio che ha avuto oggi Davide non l'aveva mai avuto in questo tempo, quindi è un'altra di quelle incognite che c'era oggi, cioè dare minutaggio a chi non le aveva avuto nelle scorse settimane. Invece Davide oggi ci ha voluto salutare con una splendida doppietta, dimostrando anche al sottoscritto che forse meritava un po' più di fiducia. 20 punti classifica, Marco, e ora dopo il turno di riposo di nuovo qui al Palaunimo contro Roma Calcio 5. Sì, la Roma sarà difficilissima, però credo che la sosta arrivi proprio in un momento perfetto, perché veramente siamo distrutti dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale. Ed ora la pallacanestro maschile di Serie C Gold con i risultati delle partite del weekend. Olimpia Mosciano Air Termoli 78-88, Teate Chieti Amatori Pescara 47-64, Unibasket Lanciano Magic Chieti 81-75, la vittoria del Nuovo Basket Aquilano sul Roseto per due punti 65-63 e la vittoria in esterna della New Fortitudo Isernia a Vasto 66-50. E quindi in classifica vediamo che in testa ci sono gli Amatori Pescara e il Nuovo Basket Aquilano con 14 punti, seguono ex aequo con 10 punti il Roseto e la New Fortitudo Isernia, poi c'è il Magic Chieti, l'Olimpia Mosciano e il Vasto Basket hanno 6 punti, così come l'Air Termoli e l'Unibasket Lanciano con la Teate Chieti che chiude la graduatoria a 0 punti. Bene, tutto per la pagina sportiva, vi ricordo che potete rivedere il nostro telegiornale, i nostri servizi collegandovi all'indirizzo www.teleregionemolise.it, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Teleregione, arrivederci.